Sindaco, lei ha voluto manifestare la sua solidarietà anche alla comunità di Marzano di Nola e l'ha fatta anche con un intervento abbastanza vibrante nel quale ha detto anche nel mio comune potrebbero arrivare, noi non ne vogliamo neanche uno. Perché? No, perché non siamo in condizione di... Non siamo in condizione di accoglierli e poi quindi c'è un paese dove c'è una problematica di criminalità e queste persone possono essere vittime, prede della criminalità. Lei ha fatto anche una scelta a mio avviso coraggiosa tempo fa, quando c'è stata la riconversione col magnificio, lei ha imposto se deve esserci qualcuno deve essere del mio paese perché ci deve essere lavoro per i ragazzi, confermerebbe quella scelta? No, io chiesi anche questo qua e fu una cosa importante, pensare sempre prima agli italiani e poi giustamente anche a queste persone. Lei sarebbe disposto a fare un passo indietro d'accoglienza qualora fossero controllati questi ragazzi immigrati? No, no, noi non siamo in grado di accoglierli. Quindi chiede più attenzione magari per i suoi cittadini da parte del governo? Sì, sì, molto più attenzione. E poi noi abbiamo una problematica forte di disoccupazione. Ci sono oltre 200-300 giovani che non lavorano. Quindi questo secondo me è il vero problema da risolvere a 15.